visto che anche un biblista è un esperto, quindi è una parola nuova, una parola giovane anche. Biblista esperta, adesso non esageriamo. La festa del Corpus Domini, una festa importantissima e molto bella, però la curiosità è la scelta del Vangelo. Perché la festa del pane, del vino, la festa dove si celebra l'Eucaristia anche, perché scegliere questo testo della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Avremmo potuto prendere quelle di Giovedì Santo, per esempio, o altri momenti dove Gesù spezza il pane, magari un po' più in atmosfera di Eucaristia, di comunione. Perché questo qua? Cosa ci dice sta storia su il corpo e il sangue di Cristo? Cerchiamo di capire. Immaginate, siete i discepoli, accompagnate Gesù, una scampagnata, c'è un sacco di gente, siete previdenti, avete previsto 5 pani, 2 pesci, così cena al sacco stasera, andiamo bene, siamo in 12, 13 con Gesù. Tutto un tratto, qui facciamo notte e questa gente ha fame. Dicono, sono ragionevoli, qui bisogna dare da mangiare a sta gente, mandali via. Fin qua siamo d'accordo. Poi Gesù dice ai discepoli, non lo dice in questa versione, in questo Vangelo, però chiede a Gesù di dare questi 5 pani e 2 pesci. Mettetevi al posto dei discepoli, sapete che qui che è tutto il cibo che avete, non avete nient'altro, e avete una folla di gente che ha fame. Gesù vi dice: ma prendi quello che hai e dallo a questa folla. Prima di tutto non basta. Secondo, se dividiamo questi 5 pani e 2 pesci, mi sa che avremo fame anche noi alla fine. Poi li danno, la moltiplicazione dei pani, miracolo imprevisto che i discepoli non sapevano che succederà, e andiamo bene, tutti contenti, 12 ceste. Questo momento dove i discepoli danno i pani e i pesci, che fiducia! Non sanno neanche cosa starà per accadere. E quello di cui loro hanno bisogno non è che è la merenda in più che avevano previsto, è il loro pasto, che basta per loro e basta, e lo danno a questa folla che si sa già che tanto non basterà mai. Questa fiducia, questa storia di questa fiducia è la storia del corpo di Cristo. Perché? Il corpo di Cristo è la Chiesa, l'avrete già sentita magari questa. Il corpo di Cristo siamo tutti noi, fratelli e sorelle, sono i discepoli, sono questa folla che ha fame. Tutti noi partecipiamo allo stesso corpo di Cristo. Ciò vuol dire che c'è una specie di solidarietà, quello vuol dire che c'è una solidarietà importantissima, che il fatto che io abbia fame o che io abbia da mangiare non può distaccarsi dal fatto che il mio fratello davanti a me, anche se non vi conosco, mi spiace, ma però siete anche fratelli e sorelle miei, non è, se io sono a posto e ho da mangiare e voi no, non va bene, non posso distaccare tutti e due, perché siamo lo stesso corpo. E quindi i discepoli, se mangiavano i 5 pani e 2 pesci, loro sazi benissimo e gli altri hanno fame, non andava bene, bisognava condividere il po' che si aveva. Il mistero è che non siamo solo un'associazione di amici che hanno promesso di prendersi cura gli uni degli altri, siamo il corpo di Cristo. Ciò vuol dire che quando noi diamo anche poco, anche in modo insufficiente, anche quello che a noi serviva per vivere, Gesù può prenderlo e far miracoli per spalmare la folla in questo momento. Pensate al testo di Abramo, dove con questo prete Melchisedec prende pane e pesce e le usa per benedire Abramo.
a che cosa serve un po' di pane, un po' di pesce per una benedizione? Pane e vino, scusa. A cosa serve pane e vino per le benedizioni? Non serve a molto, non è che puoi cambiare il destino di qualcuno dandogli un po' di pane e un po' di vino. Non funziona così. Bisogna benedirlo, bisogna darlo a Dio. E dopo questo pezzo di pane, questa goccia di vino, diventa qualcosa di molto più grande, di molto più fantastico. I pani e i pesci, se i discepoli non li davano, non andavano moltiplicati. Magari ci sarebbero stati altri sistemi per sfamare la folla, però Gesù ha scelto di usare questo, ha scelto di usare il poco che i discepoli avevano, il poco che loro erano disposti a dare per curarsi di tutto il corpo. Il testo di San Paolo ci sorprende un po' meno, è letteralmente il testo che sentiremo dopo da Antonino sull'Eucaristia. Però questo testo Paolo non è che lo mette, lo scrive ai Corinzi, non è che lo scrive in un momento in cui sta facendo un corso di catechismo per essere sicuri che tutti questi bravi Corinzi si rendano conto che nel pane e nel vino c'è veramente Gesù. Questo testo dei Corinzi è messo in un momento in cui Paolo si lamenta che i Corinzi non stanno bene insieme, si dimenticano gli uni degli altri. Sapete questa storia, no? Che vanno a mangiare, che mangiano per primi, poi quelle che arrivano dopo hanno ancora fame, e che c'è poca solidarietà, che non si ascoltano, che non si accolgono gli uni degli altri. E in quel momento Paolo parla del pane e del vino, del corpo di Cristo. Perché? Perché questo corpo, questo pane e questo vino che condividiamo insieme deve essere, prima di tutto, è Cristo, ma deve essere anche una specie di fermento, una specie di medicina, una specie di qualcosa di miracoloso che ci fa stare insieme, che ci rende fratelli e sorelle, che ci rende tutti membri dello stesso corpo. Il corpo di Cristo siamo noi. E se permettete una parolina ecumenica, noi cattolici siamo molto bravi, e specie io mi ricordo quando ho fatto la prima comunione, la mia catechista, una santa donna, diceva: ma attento che in questo piccolo pezzo di pane c'è Dio, c'è Gesù. E io, bambino piccolo, oh, wow, fantastico. E questa cosa che nel pane che mangiamo, nel vino che condividiamo, è veramente Gesù che si dà a noi. Non so come il catechismo qui nella parrocchia, ma secondo me lo tenevo abbastanza chiaro. Però il fatto che questo pane e questo vino che condividiamo ci fa diventare tutti fratelli e sorelle, ci fa diventare, ci rende uniti, ci fa stare insieme, fa che io, che sono sconosciuto in questa parrocchia da quasi tutti eccetto Alessandra, diventi anch'io vostro fratello e voi diventate i miei fratelli e sorelle. Questo è l'effetto del corpo di Cristo. Ecco, Corpus Domini siamo noi. Sia lodato Gesù Cristo.